Francesco Buda. Francesco Buda. Qualche scuola? Sadi Amigis. Bravo. Grazie. Dov'è il rettore? Il rettore qua. Ecco, questo sono per il rettore, l'albero e la scritta. Nella nostra scuola la legalità mette la vita. E l'albero? Grazie. Allora, ci sono, prima della, di dare i doni ai bambini, allora io dirò poche parole. Innanzitutto voglio ringraziare il rettore dell'Istituto di Criminologia che ha voluto questo, ci ha messo anche il mio nome, ma in realtà è tutto merito suo. Che ha voluto questa iniziativa e ringrazio i responsabili provinciali delle forze dell'ordine, il comandante provinciale dei carabinieri, il signor questore, il comandante della capitaneria di porto e il colonnello della guardia di finanza per essere qui per dimostrare che qui lo Stato è unito nella lotta alla criminalità e nella lotta all'illegalità tutta. Però oggi è una giornata importante, ringrazio soprattutto le insegnanti e la scuola che ci ha voluto regalare la vostra presenza qua oggi. È importante quello che sta accadendo oggi per una ragione molto semplice, poi cederò la parola a loro, perché bambini dovete capire fin dalla vostra età chi sono i nemici e chi sono gli amici. Qua purtroppo è troppo diffusa la mentalità che bisogna stare lontano dai carabinieri, dalla polizia, dalla guardia di finanza, perché vengono chiamati gli sbirri, no? Lo dicevamo ieri. Non sono gli sbirri, sono i vostri angeli custodi, sono quelli che vi assicurano la sicurezza e il vostro avvenire. Io l'ho raccontato anche ieri, un aneddoto, per dimostrare quanto sia importante parlare di legalità anche ai bambini della vostra età. Io qualche mese prima di venire qua a Vibo ero stato ad una scuola a Catanzaro a parlare di legalità ai bambini delle elementari e rispondendo a delle domande, doveva durare un'ora, poi alla fine è durato 3 ore. Ho fatto rispondere anche uno dei ragazzi della scorta, che è quindi un poliziotto. Alla fine di quell'incontro io ho chiesto ai bambini: ma voi da grandi cosa volete fare? La metà di loro voleva fare il magistrato, l'altra metà voleva fare il poliziotto. Che vuoi fare? Bravo, bravissimo. Quanti di voi vogliono fare il magistrato? Va bene, già c'è qualcuno. E il poliziotto, il carabiniere? Oh, carabiniere, finanziere, tantissimi. Bravi. Marinaio, no? Marinaio è più difficile. Ecco, c'è già una persona. E allora dovete imparare da adesso dove sta il bene e dove sta il male. Le forze dell'ordine sono i vostri amici, sono quelli a cui vi dovete sempre affidare, non dovete avere mai paura di loro e stare lontano da quelli che stanno dall'altra parte. E sono sicuro che così tutti assieme riusciremo a cambiare la mentalità in questo territorio. Allora io vi ringrazio, cedo la parola a partire dalla comandante provinciale dei Carabinieri, così facciamo il giro.